Un cordiale saluto, autorità, gentili signore, egregi signori, grazie innanzitutto per aver accolto anche quest'anno così numerosi il nostro invito. Lasciatemi dire che è sempre una bella cosa, anche un po' suggestiva, presentare cerimonie di questa levatura in una sala così bella, ma soprattutto in una sala così piena di significato. Questo è un luogo simbolo dell'autonomia, luogo di eccellenza, di decisioni prese, di scelte, di leggi fatte, e sono appunto le regole dentro le quali poi giorno dopo giorno vengono assunte le decisioni che costellano il cammino dell'autonomia. E così è stato per tanti anni. Anche la giornata dell'autonomia comincia a diventare matura. Sono passati 10 anni, pensate, da quando si è svolta la prima cerimonia. È stata istituita nel 2008 con una legge provinciale voluta dal Consiglio, dalla Giunta Provinciale, dal Consiglio delle Autonomie, e negli anni tra l'altro si è anche arricchita, come ben sapete, di un ulteriore prestigioso appuntamento, cioè il premio Alcide De Gasperi, i costruttori dell'Europa, che a cadenza biennale, l'ultima edizione si è svolta l'anno scorso proprio in questa giornata e in questa stessa sala. Ricorderete che fu conferito a Sofia Corradi, mamma Erasmus, dando così anche una connotazione giovanile a questo percorso dell'autonomia. E a proposito di connotazione giovanile, questa giornata si è aperta anche con uno sguardo rivolto al mondo della scuola, al mondo della formazione. Ce ne parlerà uno dei relatori nel corso degli interventi che si susseguiranno. Che dire, abbiamo avuto anche degli ospiti che hanno visitato il palazzo, perché è sempre aperto il palazzo della provincia come pure il palazzo del consiglio provinciale, ma in questa giornata speciale lo si vuole aprire ancora di più, mostrando dei tesori come questi che si possono ammirare di Fortunato De Pero, ma altre sale sono altrettanto belle. Mi limito ad introdurre questo momento celebrativo ricordando che ci sarà una parte più istituzionale e poi un momento di riflessione con un taglio maggiormente storico. Però prima di tutto vorrei invitare il padrone di casa, se così me lo consentite, cioè il presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Walter Caswalder, che invito a Lambone per il suo intervento. Ben arrivato e buonasera. Grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Sua Eccellenza Commissario del Governo, Sua Eminenza Arcivescovo Tisi, Signore Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Signor Presidente della Regione Trentino Alto Adige e Sud Tirol, Signor Presidente del Consiglio delle Autonomie, Signori Consiglieri, cari Sindaci, autorità civili e militari, gentili ospiti e anche cari onorevoli senatori, in apertura di questa cerimonia, nel rispetto delle regole protocollari, ho il gradito compito di porgere a tutti voi il più cordiale benvenuto in occasione dell'annuale ricorrenza della giornata dell'autonomia. Mi piace iniziare questo intervento rimarcando con piacere la volontà mia e del Presidente Fugatti di dare a questa giornata una veste nuova, popolare, partecipata a tutti i livelli, e speriamo nel prossimo futuro una ricorrenza di popolo più che di palazzo. Abbiamo il dovere come amministratori pubblici di fermarci a guardare allo stato della nostra autonomia, al livello di profondità della sua percezione e della sua conoscenza, alla capacità di penetrazione dei sentimenti autonomistici, al grado di consapevolezza dell'autogoverno e alla sua percezione. Ora credo di poter dire che il lavoro che ci attende nei prossimi anni è davvero molto. Infatti sono molteplici i segnali di disaffezione, di lontananza e di disaggregazione che ritroviamo nella società rispetto ai temi che ho evidenziato. L'individualismo della società moderna rischia di creare una netta frattura fra l'istituzione e la gente. Lo straordinario livello di partecipazione dell'associazione del volontariato che appartiene alla nostra provincia non deve tradirci, non deve trarci in inganno. I trentini sono impegnatissimi nel volontariato, ma sempre più lontani dalla politica. Sono sempre più numerose infatti le elezioni comunali che vedono la presenza di una sola lista. È sempre più difficile riuscire a completare le liste anche per le elezioni provinciali. Alle numerose riunioni organizzate sul territorio per la consulta per il terzo statuto, la presenza in taluni casi sono state irrisorie, tante volte vicine allo zero. Per noi è quindi segnato l'impegno futuro. Dobbiamo
tutti assieme riportare il Trentino alla partecipazione, all'impegno politico, alla coscienza dell'importanza dell'impegno individuale nelle istituzioni. Per fare questo, però, esiste una precondizione ed è la necessaria conoscenza dei meccanismi dell'autonomia, dei tecnicismi della nostra peculiarità autonomista. Dobbiamo portare i cittadini ad una maggiore conoscenza delle istituzioni, del potere legislativo intrinseco nella nostra autonomia, delle innumerevoli possibilità che l'esecutivo provinciale ha di governare il territorio. Solo quando i trentini avranno piena coscienza e conoscenza delle enormi possibilità dell'autonomia, solo allora sentiranno la necessità di impegnarsi profondamente nella sua gestione. Probabilmente da me vi sareste aspettato un intervento sulla storia, sulle radici, sull'identità, come è stato fatto poc'anzi a Bolzano. Non nego che per me siano queste le ragioni stesse dell'impegno politico, ma ho piena coscienza del fatto che il futuro dell'autonomia trentina risieda nei giovani, nel loro impegno, nella loro forza d'animo. Per questi motivi, è motivo d'orgoglio per me aver contribuito assieme al Presidente Fugatti e con la collaborazione della Fondazione Museo Storico del Trentino e di Prase alla nascita di un percorso di ricerca rivolto ai docenti delle scuole del Trentino dedicato al tema Storia, Cittadinanza, Autonomia. Le scuole del Trentino possono essere il motore di questa crescita della conoscenza, in particolare delle nostre istituzioni. Nella scuola primaria, nella secondaria, di primo e secondo grado si parlerà di storia, di comunità, storia del territorio ed anche, credo che sia importante, di educazione civica. Capite che per me, autonomista dalla nascita, questa iniziativa rappresenta un passo determinante, un punto di svolta che ai miei occhi è davvero importante. La giornata dell'autonomia, ai miei occhi, è principalmente storia e programma il futuro attraverso l'impegno civile e democratico nelle istituzioni. Istituzioni che non sono soltanto la provincia, la regione, i comuni, lo Stato, ma anche l'Europa dei popoli e delle regioni. Quell'Europa che per noi significa un regno, significa confronto e apertura con le culture europee, a noi più vicine, con le regioni che condividono il nostro stile di vita, le montagne, il lavoro, l'agricoltura, il turismo e il commercio transfrontaliero. Anche in questo campo nei prossimi giorni ci saranno grandi novità nelle scuole trentine, ma avremo modo di parlarne in altre sedi. A me preme sottolineare la volontà del Consiglio Provinciale della Provincia di diffondere nel mondo più profondo possibile la cultura dell'autonomia, la conoscenza dell'autogoverno e la passione per il proprio territorio. Credo che la parola autonomia non possa essere discostata dalla parola passione, perché senza passione, passione civile, passione democratica non ci sarà mai un'autonomia compiuta. E secondo me è importante che le nuove generazioni maturino una piena conoscenza delle loro radici e delle loro enormi potenzialità dell'autonomia e dell'autogoverno, che lo portino sempre nel loro bagaglio culturale, nel mondo globalizzato che vivranno e esploreranno consci che il Trentino e la terra è da sempre un esempio di autonomia. Concludo esortando me stesso e tutti voi a diffondere questa passione nei giovani ed invitarli a crescere nella passione per la loro terra, per la sua cultura millenaria di autogoverno, nella speranza che riusciamo a conservare insieme questo meraviglioso territorio nel quale viviamo. Grazie a tutti e buona giornata dell'autonomia. Grazie al presidente Walter Kaswalder. Nel suo intervento ha fatto, tra gli altri accenni, anche un riferimento ai comuni. È bello vedere le fasce dei sindaci che riempiono di colore e di presenza istituzionale molto importante questa sala. E come vi dicevo all'inizio, la giornata dell'autonomia è stata fortemente voluta anche dal Consiglio delle Autonomie Locali, e per questo vorrei invitare a prendere la parola il suo presidente Paride Giammoena. Benvenuto. Grazie. Signor Presidente della Provincia, signor Presidente del Consiglio Provinciale, autorità, gentili ospiti e cittadini trentini, porgo anzitutto a voi un saluto cordiale a nome mio personale e del Consiglio delle Autonomie che ho l'onore di presiedere. Nell'intervenire all'appuntamento della giornata dell'autonomia ho sempre inteso questa ricorrenza non soltanto come la celebrazione di un anniversario, ma anche come una buona occasione per fare un bilancio e tracciare la rotta di un percorso in divenire. 70 anni di storia nel contesto dell'Italia repubblicana dimostrano come l'autonomia speciale possa essere declinata in molti modi. Uno strumento per conciliare e valorizzare le differenze di lingua e di cultura,
un mezzo per rafforzare le prospettive di crescita economica e sociale di un territorio periferico, una legittima difesa contro certe tendenze centraliste e livellatrici della burocrazia statale, ma in qualche caso anche un pretesto per chiamarsi fuori dai doveri di solidarietà che l'essere parte di una dimensione nazionale impone, o, in una parola, un privilegio. Il modo in cui l'autonomia speciale viene concretamente interpretata in un determinato contesto di luogo e di tempo non dipende solo dalla cornice istituzionale delle competenze e delle garanzie che sul piano formale la connotano. In larghissima parte, invece, la reputazione di una regione o di una provincia a statuto speciale è legata a come le istituzioni, ma soprattutto i cittadini, interpretano e abitano l'autonomia che è loro attribuita. L'autonomia speciale del Trentino Alto Adige, dal 1948 ad oggi, ha cambiato pelle più volte, sia sotto il profilo istituzionale che della dotazione finanziaria, dimostrando di saper coltivare nel tempo un rapporto equilibrato le istituzioni della Repubblica. Negli anni più recenti, preme in particolare a ricordare come, in una stagione di grave sofferenza per le casse dello Stato, il Trentino non si sia mai chiamato fuori da sacrifici richiesti per la salvaguardia della finanza pubblica statale. Se si considera l'impatto dell'accordo di Milano e quello delle manovre statali intervenute tra il 2009 e il 2014, vale la pena ricordare che il maggior contributo annualmente richiesto al Trentino dall'erario ammonta a circa 1,5 miliardi di euro, un terzo del bilancio provinciale. Altre realtà in Italia si sono mosse su binari diversi, influenzando probabilmente il giudizio nel complesso poco lusinghiero che aleggia intorno alle autonomie regionali e in particolare su quelle speciali, in questa stagione del dibattito pubblico nazionale. Ma che cosa ha consentito invece in Trentino, così come in Alto Adige, di interpretare e sviluppare diversamente l'autogoverno locale, raggiungendo esiti di cui credo possiamo andare fieri? A mio avviso, due sono gli elementi che hanno accompagnato il modo di interpretare l'esperienza autonomistica delle nostre terre, innervandone la costituzione materiale: l'attaccamento al territorio e il desiderio di promuoverne un armonico sviluppo, da un lato, la fiducia nell'essere comunità e la volontà di coltivare i talenti collettivi ed individuali, dall'altro. Sono queste sensibilità ed attitudini radicate nell'essenza stesso di un popolo di montagna, dove la marginalità diventa uno stimolo ad unire le forze e la ristrettezza delle risorse incoraggia a conservare e coltivare le potenzialità dell'ambiente in cui si vive. In questi contesti, infatti, prendendo a prestito le parole del professor Salsa, praticare l'autonomia diviene imprescindibile per garantire il presidio degli ambienti ostili delle montagne. Ma si tratta pure di chiavi di lettura utili a non perdere la rotta nel periodo di grande instabilità sul piano nazionale ed internazionale che stiamo vivendo. Aver cura per il territorio trentino oggi significa non soltanto preservare l'integrità naturalistica, vuol dire anche affrontare il tema del traffico di attraversamento, mediando efficacemente fra tutti gli interessi in gioco e prestando ascolto e riscontro alle preoccupazioni delle comunità locali. Vuol dire attuare politiche efficaci a contrastare lo spopolamento e l'impoverimento della montagna, senza alimentare al contempo dinamiche di contrapposizione con chi vive nei centri urbani. Significa anche affrontare il tema della governance dei territori, perseguendo soluzioni organizzative razionali. Un comune può essere un efficace presidio di rappresentanza soltanto se è messo nelle condizioni di operare in concreto per il bene della comunità e di non rimanere inerme di fronte alla burocrazia che lo attanaglia. A questo proposito, l'autonomia deve essere impiegata per introdurre effettive semplificazioni normative e misure di sostegno a favore dei piccoli comuni. Coltivare la comunità, invece, impone di investire sulla coesione sociale, costruendo le condizioni per il riscatto di chi si trova in condizioni di marginalità, ma anche sostenere la natalità nei centri come nelle valli,
la qualità dei servizi, la creazione di opportunità lavorative nelle zone periferiche. Significa credere nell'istruzione e nella professionalizzazione dei giovani, perché possano prepararsi ad essere lavoratori e i cittadini del domani. In questo senso sono certo che il percorso di formazione per insegnanti sui temi dell'autonomia e della cittadinanza, che prende il via oggi, potrà condurre a risultati importanti per la crescita civica dei nostri giovani. In questo tempo accidentato è inoltre essenziale che il Trentino coltivi le relazioni e le alleanze con i territori che lo circondano. In particolare sono convinto che il Trentino possa giocare il ruolo di prezioso alleato del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nel dialogo che tali regioni stanno conducendo con Roma per l'ottenimento di condizioni particolari di autonomia. Inoltre, poiché il bisogno di autonomia delle terre alte deve essere compreso anche da chi abita la pianura, un maggior dialogo su un piede di parità con le stesse potrà essere soltanto proficuo per la causa della specialità trentina. Al contempo vanno confermati e rafforzati i buoni rapporti costruiti negli ultimi anni con il Sud Tirolo, salvaguardando la cornice della regione come luogo di scambio e crescimento reciproco tra la comunità, tra comunità che abitano lo stesso contesto geografico, ma anche sociale ed economico. La collaborazione avviata nell'ambito dell'Euregio, anche con il Land Tirolo, va irrobustita e soprattutto trasferita dal livello di rapporti istituzionali a quello della cooperazione per la gestione dei servizi ai cittadini. Su temi come la mobilità, l'assistenza ospedaliera, la promozione turistica del territorio, la formazione universitaria, è giunto il momento di dare concretezza alle molte potenzialità di collaborazione già da tempo sondate. La costruzione di un rapporto privilegiato con Bolzano e con Innsbruck può certamente contare sulle solite radici di una storia secolare comune, ma va soprattutto intesa come un'opportunità per affrontare in sinergia temi concreti che accomunano i territori sull'asse del Brennero e per rafforzare i rapporti del nostro Trentino con le comunità e i mercati dell'Europa centrale. In questo contesto rimane però strategico il tema del plurilinguismo da coltivare sia in Trentino che nel resto dell'Euroregione. Senza investire sulla conoscenza reciproca della lingua del vicino, infatti, nessuna effettiva cooperazione tra territori e tra comunità è ipotizzabile. Sulla capacità, mi accingo a concludere, di affrontare questi temi e di scegliere soluzioni di ampio respiro, efficaci ed efficienti anche sotto il profilo della spesa, si gioca la credibilità dell'autonomia trentina. Se le istituzioni sapranno essere coraggiose nell'esercitare la responsabilità che il governo dell'autonomia comporta, sono certo che i cittadini trentini non faranno mancare il loro sostegno. Buona giornata dell'autonomia a tutti. Grazie. Ringraziamo anche il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Paride Giammoena. Adesso, come vi avevo preannunciato, apriamo una parentesi più storica, lo facciamo con l'aiuto di due esperti del settore, il professor Giuseppe Ferrandi, che vorrei invitare qui subito sul palco. Subito dopo di lui farà una relazione il professor Andrea Di Michele. Allora, benvenuto, professor Ferrandi, a lei la parola. Prima parte di interventi istituzionali, credo che sia emerso con chiarezza quanto sia prioritario provare a colmare il divario tra la forza istituzionale e le dotazioni della nostra autonomia e la consapevolezza di essere autonomi, quindi la diffusione adeguata di una cultura dell'autonomia. Cultura dell'autonomia che è un tutt'uno con il rafforzamento del senso di appartenenza, del civismo, di una grammatica che contempli i diritti e i doveri dei cittadini. Cultura dell'autonomia che non si fermi alla conoscenza, pur indispensabile, dei meccanismi istituzionali e delle regole del gioco, ma che favorisca, come diceva il presidente Casvalder, la partecipazione attiva. Cultura dell'autonomia che non chiuda gli orizzonti, ma che favorisca una capacità di lettura adeguata del contesto in cui ci muoviamo, in primis rispetto alla dimensione europea. E si tratta, credo, di riscoprire l'anima della nostra autonomia, ma per l'anima dell'autonomia dobbiamo intendere anche i tratti specifici della nostra esperienza storica, valoriale e culturale.
e per far questo credo che sia indispensabile attivare uno sforzo di comprensione della questione sudtirolese. Rimango sempre colpito nella mia attività di studioso e di formatore quanto sia impenetrabile il muro di Salorno, quanto sia difficoltoso ad esempio far entrare la questione delle opzioni del 1939 nella conoscenza storica diffusa dalla popolazione trentina e per converso quanto difficile sia far conoscere il dramma del popolo scomparso, dei trentini del Trentino durante la Prima Guerra Mondiale a nord di Salorno. Vi è bisogno di una conoscenza storica di impianto regionalista che contempli le vicende anche a nord del Brennero e che abbracci l'area corrispondente al Tirolo storico. Così si rafforza le ragioni della collaborazione e della cooperazione. Così si possono dare fondamenti culturali a nuovi impulsi alla nostra autonomia. Poco fa, esattamente alle 16, è iniziato il percorso di formazione Storia, Cittadinanza, Autonomia, promosso dai Prase e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Si è voluto che questo stesso momento istituzionale, quello che stiamo vivendo in questa sala così rappresentativa, diventasse il primo momento di carattere contenutistico. Saluto anch'io i docenti e i referenti delle scuole che hanno voluto aderire a questo progetto e sono presenti in questa sala con l'augurio ovviamente di un buon lavoro visto l'imminente avvio dell'anno scolastico. Credo possa interessare a tutti i presenti la metodologia scelta per questo percorso formativo. Oggi abbiamo avviato la parte formativa dedicata ai docenti, mentre nella scuola, nella seconda parte, ci si coinvolgeranno le classi che aderiranno al progetto tramite la realizzazione di elaborati specifici, di progettualità, di restituzioni che saranno altrettanto importanti per diffondere la conoscenza della storia e della cultura dell'autonomia. Questa seconda parte è un'azione educativa, formativa, laboratoriale. Per la scuola primaria vi sarà la possibilità di partecipare e produrre un format televisivo, mentre per la scuola secondaria di primo grado saranno progetti che mireranno a leggere il proprio territorio e ad interagire con le comunità di riferimento. Per la scuola secondaria superiore le progettualità si inseriranno nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, offrendo spunti davvero importanti. Questo pomeriggio iniziamo dalla storia, inevitabilmente da quell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946 che sarà trattato nella lezione dal professor Andrea De Michele, storico della Libera Università di Bolzano, fortemente impegnato in questi anni in numerosi progetti di collaborazione con il Trentino e con le sue istituzioni culturali di ricerca. Potremmo dire un generoso ed impegnato intellettuale regionalista. Dalla sua attività vorrei ricordare l'importante e qualificato contributo che ha dato l'intervento di storicizzazione davvero coraggioso e fondamentale del Monumento alla Vittoria di Bolzano e le sue recenti pubblicazioni, in primis il libro Tra due divise, la grande guerra degli italiani d'Austria, uscito nel 2018, la storia dell'Italia repubblicana, la difesa dell'italianità, l'ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste, sempre per il Mulino, e altre importanti pubblicazioni. Oggi lui ci parlerà dell'accordo di Parigi nel contesto europeo dell'immediato secondo dopoguerra. Buona lezione. Bene, buongiorno a tutti. Permettetevi prima di tutto rapidamente di ringraziare per questo invito a parlare qui in questa splendida sala, prima di tutto, ma soprattutto in occasione di una ricorrenza così importante con un pubblico così numeroso e di alto profilo istituzionale. Un invito che ho accolto ovviamente con grande piacere e che mi onora. E venendo da Bolzano, come diceva l'amico Ferrandi, cercherò di dare un piccolo contributo a questo abbattimento del muro di Salorno, come è stato detto prima. Ecco, il tema del mio intervento è quello, ovviamente, il significato storico dell'accordo De Gasperi-Gruber,
letto, come secondo me andrebbe fatto, in una prospettiva più ampia di quella in cui normalmente viene letto, che spesso è una prospettiva quasi esclusivamente locale, regionale o tutta il più nazionale italiana, mentre in realtà si tratta di un evento storico che, per essere correttamente valutato e anche apprezzato, direi, deve essere inquadrato in una cornice più ampia, che è la cornice che viene a determinarsi a livello europeo e internazionale nella delicata fase dell'immediato dopoguerra. E cercherò quindi di mettere a fuoco il valore e il significato di questo accordo, richiamando questo contesto internazionale postbellico e, in questo contesto, ovviamente la posizione dei due contraenti, e cioè Italia ed Austria. Possiamo dire che il dibattito storiografico e forse ancora di più quello pubblico che si è sviluppato nei decenni scorsi e penso in parte ancora fino ad oggi intorno a questo accordo si sia andato progressivamente cristallizzandosi seguendo delle linee interpretative che in alcuni casi appunto hanno assegnato un peso assolutamente insufficiente a questo contesto generale, attribuendo invece un peso, un'importanza forse eccessiva al ruolo dei diversi attori che hanno dato vita alle trattative e soprattutto ai due personaggi importanti, due ministri degli esteri, italiano e austriaco, che quell'accordo hanno firmato. Ecco, in parte ciò si è determinato anche a causa di questa personalizzazione forse eccessiva, anzi sicuramente eccessiva, di un accordo che porta il nome dei due firmatari, ai quali forse anche inevitabilmente si è finito per assegnare un ruolo sproporzionato. E devo dire che talvolta alcune ricostruzioni presentano i termini dell'accordo essenzialmente come il frutto dell'azione di De Gasperi e di Gruber, interpretata di volta in volta o tutta positivamente o tutta negativamente, e in molti casi la linea di tendenza molto marcata è quella di presentare il patto come il risultato quasi della furbizia negoziale dell'uno o dell'incapacità dell'altro o della loro lungimiranza politica piuttosto che dei contrapposti egoismi nazionali. Ecco così ad esempio che in molti casi De Gasperi è stato presentato come il protagonista illuminato di un accordo improntato al sincero desiderio di favorire in chiave europeista la convivenza pacifica dei diversi gruppi linguistici. In altri casi, prendendo una linea interpretativa completamente opposta, lo stesso De Gasperi è stato presentato come un diabolico quasi imbroglione che avrebbe sostanzialmente messo nel sacco il giovane e inesperto Gruber al solo fine di regalare l'autonomia al proprio Trentino. Ecco, Gruber era molto giovane, sì, ma non era uno sprovveduto, ovviamente, e in queste letture tutto ciò avviene con dei riferimenti a volte deboli, a volte strumentali e molte volte completamente assenti a quello che è invece il contesto internazionale più ampio al cui interno questi due uomini politici sono costretti a muoversi. E quindi, se vogliamo come primo passo sottrarre l'accordo di Parigi al mito o tutto positivo o tutto negativo, la prima cosa da fare credo sia togliere buona parte dei meriti o delle colpe, dipende dai punti di vista, ai due ministri degli esteri che lo hanno firmato. E quindi, per usare una formula forse un po' paradossale, potremmo dire che a scrivere quel testo, a disegnare quel patto, fu più il contesto internazionale che i due protagonisti che poi vi hanno dato il nome. E quindi veniamo un po' a questo contesto internazionale. È il contesto ovviamente postbellico in cui a ridefinire gli equilibri tra le potenze dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale sono le potenze vincitrici. E dunque in cui le possibilità di incidere concretamente per Italia, Austria e ancor meno per i rappresentanti dei territori in questione sono alquanto limitate. Sappiamo come al centro del contendere vi fosse il confine del Brennero,
con l'Austria che ne chiedeva la messa in discussione e l'Italia la riconferma. Per le ragioni che mostreremo, i vincitori sostennero la posizione italiana, costringendo però Roma a prendere degli impegni vincolanti, appunto con l'accordo di Parigi, e volendo dare anche alla comunità internazionale un segnale molto chiaro, molto forte, di voler e di poter sanare in via pacifica e senza spostamenti di linee di confine le ferite lasciate dalla dittatura. E avendo soprattutto le potenze occidentali tutto l'interesse ad immaginare un futuro immediato di collaborazione stretta tra i due paesi, tra Italia ed Austria, collaborazione di tipo politico ma poi anche economico e culturale, vista come un elemento di grande importanza per la pacificazione e la stabilità europea. Dunque questa partita, diciamo così, che si gioca sulle sorti del confine del Brennero è una partita che Italia ed Austria possono giocare soltanto in parte, ma che viene giocata, come detto, in primo luogo dalle potenze vincitrici. Ad ogni modo, in questa partita è Roma ad avere, diciamo così, le carte migliori. Perché? Beh, la prima importante buona carta, diciamo così, per Roma è rappresentata dalla totale assenza del tema dell'autodeterminazione dei popoli al tavolo della pace. E l'Austria e i sudtirolesi chiedono che siano gli abitanti del Sudtirolo ad esprimersi sulla sorte della provincia, ma possiamo dire molto chiaramente che nessuno tra i vincitori è interessato a mettere sul tavolo lo scottante argomento del rispetto dei diritti delle nazionalità e tantomeno il tema dell'autodeterminazione dei popoli. Noi sappiamo come alla fine della Prima Guerra Mondiale vi siano stati i famosi 14 punti del presidente americano Wilson, che avevano messo al centro delle trattative, anche della discussione, anche pubblica, non soltanto all'interno delle cancellerie, il tema dell'autodeterminazione dei popoli, che però sappiamo anche che fu un tema che si rivelò ben difficile poi da applicare concretamente in Europa. Sappiamo che lo stesso Sudtirolo è un esempio di come questo principio non sia stato applicato, no? Un territorio abitato quasi esclusivamente da una popolazione di lingua tedesca passa all'Italia. Perché passa all'Italia? Perché c'è quello che viene chiamato il diritto della vittoria. Un patto aveva promesso questo territorio fino al Brennero all'Italia e l'Italia pretende e ottiene questo, superando molto tranquillamente il tema dell'autodeterminazione dei popoli. Tema poi che risulta pressoché, come dire, inapplicabile in contesti molto più complessi come quelli dell'Europa orientale, dove le popolazioni abitavano ed abitano in parte ancora gli stessi territori e in cui erano assenti linee di demarcazione nazionale chiare e pulite. Ecco, dunque, se nonostante le dichiarazioni di principio e nonostante la forza anche negoziale di Wilson e degli Stati Uniti, persino nel primo dopoguerra non si crea, diciamo così, il contesto ideale per l'affermazione dei diritti dei popoli, beh, possiamo dire che la situazione che si determina con la Seconda Guerra Mondiale è ancora peggiore da questo punto di vista, e cioè mostra immediatamente il totale disinteresse per questa questione da parte dei vincitori. E questo già molto prima che la guerra di fatto finisca. C'è già la conferenza di Teheran alla fine del 43, ma poi c'è Yalta nel febbraio del 45. Ecco, sono tutti appuntamenti in cui questo tema sostanzialmente non si pone. La nuova Europa che nasce dalle ceneri di questo conflitto spaventoso viene ridisegnata avendo quale obiettivo sostanzialmente l'equilibrio tra le due superpotenze, con un disinteresse assoluto per le sorti di popoli e minoranze linguistiche. Questo avviene in particolare nell'Europa centro-orientale, come sappiamo, come dicevo anche prima, che rappresentava un puzzle incomponibile, diciamo così, di lingue e di popoli sotto il controllo politico e militare dell'Unione Sovietica, che non è assolutamente interessata a creare in Alto Adige un precedente basato sulla ricerca di linee di demarcazione
etniche o su dichiarazioni di principio impegnative sul fronte del rispetto del diritto delle minoranze. E noi sappiamo come le politiche di espulsione dei tedescofoni dai territori dell'Europa orientale avessero mostrato immediatamente quali fossero i progetti sovietici finalizzati alla semplificazione, tra virgolette, del quadro etnico-linguistico di quelle aree. Dunque nulla di più lontano dall'idea di autodeterminazione dei popoli rispetto delle minoranze. Ma in questo dobbiamo dire che l'Unione Sovietica incontra il sostegno occidentale, con la Gran Bretagna in prima battuta, che in maniera molto aperta e molto schietta si dice convinta che la creazione di stati etnicamente omogenei, soprattutto nell'Europa orientale, fosse l'unica via per garantire la futura pace e la stabilità in Europa. Ecco, questa è la posizione dunque nell'Europa orientale, questa è la posizione dell'Unione Sovietica, e da parte loro le potenze occidentali si dimostrano subito preoccupate che eventuali dichiarazioni di principio potessero determinare condizioni destabilizzanti nei loro domini coloniali. Ecco, quindi tutti quanti hanno l'interesse a non mettere sul tavolo il tema dei popoli e delle minoranze. E dunque in questo si inserisce il nostro territorio e in particolare la questione dell'Alto Adige. Nessuno tra i grandi vincitori ha l'interesse a lasciar decidere alla popolazione residente le sorti di un territorio etnicamente misto, correndo il rischio di scatenare in altre regioni d'Europa e magari anche nelle colonie una corsa a richiedere il ricorso a soluzioni analoghe. Ecco, questa è la prima carta forte, diciamo così, che gioca a favore dell'Italia. La seconda carta forte è quella della collocazione dell'Italia sullo scenario internazionale. L'Italia alla fine della guerra è un paese ovviamente in grossa difficoltà, è un paese sconfitto, non dimentichiamolo, è un paese aggressore che è stato responsabile insieme alla Germania di aver voluto la guerra per sovvertire l'ordine internazionale. È però anche un paese in cui il fascismo è caduto nel luglio del 43, quindi a guerra ancora in corso, e che nel settembre dello stesso anno ha firmato un armistizio con le potenze alleate, contribuendo poi all'impegno bellico antinazista attraverso l'esercito del Sud e attraverso la lotta partigiana. E ciò aveva messo l'Italia in una situazione particolare, quella cioè di paese co-belligerante, così viene definito in maniera ufficiale e così viene riconosciuto dagli stessi alleati. La situazione per l'Austria ovviamente è diversa. L'Austria, le sorti dell'Austria rimangono legate al Reich nazista fino alla fine della guerra, e l'Austria non conosce un movimento resistenziale che sia minimamente paragonabile a quello italiano. A rendere però ancora più debole la posizione austriaca e la posizione su tirolese vi è poi il diffuso sentimento antitedesco presente alla fine della guerra in tutta Europa. Possiamo dire molto schiettamente che era difficile immaginare che i vincitori facessero delle concessioni importanti a una qualsiasi popolazione di lingua tedesca dopo le devastazioni causate da una guerra voluta da Hitler in nome della superiorità della razza tedesca. Senza dimenticare che era assai viva la memoria del ruolo che le minoranze di lingua tedesca al di fuori del Reich, pensiamo ad esempio ai Sudeti, avevano svolto proprio nello scardinare gli equilibri internazionali, facendo sprofondare il continente e il pianeta in un conflitto senza precedenti. Dunque potremmo dire, forse un po' cinicamente, ma quello è il clima di quegli anni, di quel momento, perché mai si sarebbe dovuta premiare una comunità tedesca consentendole di ricongiungersi alla madre patria in un momento in cui indistintamente sulle spalle di tutti i tedescofoni d'Europa viene fatto gravare il peso della responsabilità della guerra, delle violenze e degli stermini nazisti. E questo sentimento antitedesco si manifestava in un modo che oggi ci farebbe sicuramente impressione se andiamo a vedere qual è la reazione che c'è in Europa di fronte alle violenze che vivono le minoranze tedesche nell'est europeo.
e cioè un sostanziale disinteresse mostrato dagli alleati occidentali, ma anche dalle opinioni pubbliche nazionali, nei confronti del dramma di questi milioni di tedeschi espulsi con la violenza dagli ex territori orientali del Reich e dagli altri paesi dell'Europa orientale. Ecco, pensate che tra il 44 e il 46 sono circa 14 milioni i tedeschi che vengono espulsi, dopo aver subito violenze di ogni genere, dopo aver perso tutto quanto, tutti i beni, e con un numero di vittime che ovviamente è difficile quantificare, ma che qualcuno ha provato a quantificare, e si parla da oltre mezzo milione fino addirittura, c'è chi immagina, 2 milioni di morti a seguito, quindi a guerra pressoché finita, espulsioni di massa della popolazione civile. Ecco, di fronte a questa catastrofe umanitaria, l'atteggiamento delle cancellerie europee, più che a disinteresse, possiamo dire che è improntato a una sostanziale complicità, e cioè è improntato all'idea, alla convinzione che quel brutale intervento di, potremmo definirlo, di ingegneria etnica, di semplificazione etnica, fosse inevitabile e fosse anche utile per garantire la futura stabilità europea. Ecco, anche le opinioni pubbliche occidentali si mostrarono in larghissima parte indifferenti a questa drammatica vicenda e addirittura in molti casi spesso manifestatamente contrarie anche a qualsiasi intervento umanitario volto almeno a ridurre le sofferenze delle fasce più deboli di queste popolazioni coinvolte. Dunque questo è l'atteggiamento antitedesco che c'è in Europa in quel frangente. Un atteggiamento che ovviamente è presente anche in Italia, nelle istituzioni, nei partiti e anche nell'opinione pubblica. È un sentimento diffuso, forte e possiamo dire anche tendenzialmente indefinito, cioè tiene insieme un po' tutto il mondo tedesco, no? Tiene insieme la Germania, tiene insieme l'Austria e che ha radici lontane, cioè ha delle radici che in parte si rifanno alle lotte risorgimentali, no? In cui il nemico nazionale è l'austriaco, quindi alle guerre di indipendenza, alla cacciata dell'austriaco dal suolo nazionale, ma è soprattutto un atteggiamento che si alimenta ancora di più dal ricordo vivissimo della Seconda Guerra Mondiale, dell'occupazione nazista di parte dell'Italia, delle stragi ai danni delle popolazioni civili. Ecco, questo sentimento agì inevitabilmente come forza contraria alle ipotesi di concessioni da farsi alla popolazione sudtirolese, viste da molti come ingiustificate e immeritate. A pesare poi vi è ovviamente anche la questione delle opzioni, e cioè nel 1939 la scelta largamente maggioritaria da parte dei sudtirolesi per l'opzione per la Germania di Hitler, che viene presentata nell'Italia del dopoguerra come, in maniera ovviamente interessata e forzata, come una pura e semplice, convinta e piena adesione al nazismo. Ecco, questo atteggiamento antitedesco era trasversale e interessava davvero tutto l'arco politico, diciamo così, dalla destra alla sinistra. Ad esempio, si rivolgeva addirittura contro il presidente del Consiglio De Gasperi, al quale in più occasioni non si perdona il suo passato di suddito austro-ungarico. C'è un bel manifesto delle elezioni politiche del 18 aprile del 48, in cui è un manifesto del Fronte Popolare, quindi alleanza comunisti e socialisti, il simbolo del Fronte Popolare è Giuseppe Garibaldi, e in questo manifesto si vede l'immagine disegnata di Giuseppe Garibaldi attaccata ad un muro che esce fuori dalla parete, diciamo così, protende un braccio verso il presidente del Consiglio De Gasperi, che lì impaurito, e accompagna questo gesto con una scritta inequivocabile che dice: bada De Gasperi che nessun austriaco me l'ha mai fatta. Ecco, quindi diciamo la sinistra prende come proprio simbolo l'eroe del risorgimento italiano Garibaldi, e il contraltare è questo De Gasperi mezzo austriaco la cui affidabilità nazionale viene messa in discussione. Ecco, dunque il tema dell'atteggiamento antitedesco è molto importante.
Forse però ancora più importante e decisivo in questo frangente è il ruolo rivestito dall'Italia nella nuova geografia disegnata dalla Cortina di Ferro, e cioè un paese che è liberato ed occupato dagli angloamericani, un paese che rientra chiaramente nel blocco occidentale, però è un paese che confina con l'est comunista, con la Jugoslavia, e soprattutto è un paese al cui interno vi è il più forte partito comunista dell'Occidente. Ecco, di fronte a questo pericolo noi abbiamo, come dire, l'immagine dello scudo crociato della democrazia cristiana è proprio questo scudo protettivo nei confronti del pericolo comunista. Dunque un paese che viene visto a rischio, che ha una collocazione strategica anche dal punto di vista geografico, diciamo così, molto delicata, che viene vista con molta attenzione e che gli alleati si preoccupano immediatamente di consolidare attraverso aiuti economici, attraverso aiuti alimentari e soprattutto attraverso il sostegno politico manifesto, aperto e di sostanza che viene assegnato a questo baluardo appunto della democrazia occidentale, e cioè lo scudo crociato di De Gasperi e della Democrazia Cristiana. Ecco, un alleato di tale importanza e anche di tale fragilità, si potrebbe dire, non poteva essere indebolito oltre misura, soprattutto alla luce delle gravi perdite territoriali che l'Italia conosce sul confine orientale, no? L'Istria, parte della Venezia Giulia. Ecco, meglio dunque dal punto di vista occidentale un Alto Adige da lasciarsi all'Italia piuttosto che a questa piccola e meno importante Austria che oltretutto si trova in un momento, in una situazione, come dire, di incertezza, no? È uno Stato ancora occupato dalle potenze vincitrici, è uno Stato neutrale che non si sa da che parte finirà per pendere. Ecco, dunque la questione del confine del Brenno è dunque da leggersi all'interno di questo contesto complessivo che, come capite, inevitabilmente solo in parte può essere determinato dalle due parti in causa. In quel frangente i margini di manovra di Austria e Italia sono assai limitati e quindi sarebbe sbagliato ricondurre tutto alle mosse, diciamo così, dei due giocatori, De Gasperi e Gruber, alle loro capacità, alle loro furbizie, eccetera. È dunque un accordo obbligato, quasi imposto, diciamo così, da parte di chi non vuole lo spostamento del confine e da parte di chi ci tiene anche, come dicevo prima, a voler mostrare come si possa riparare la violenza fascista attraverso un accordo dal valore internazionale. E veniamo verso la fine, diciamo così, alla questione, secondo me importante, forse qua in Trentino anche particolarmente sentita, alla questione che dicevo prima della furbizia de Gasperiana, no? Cioè all'accusa che in molti casi è stata mossa all'uomo politico trentino di aver sostanzialmente voluto favorire i propri conterranei, regalando loro l'autonomia e tradendo in questo modo gli accordi presi con Gruber, che pensava a un'autonomia solo per i sudtirolesi. Ecco, la domanda è: davvero le ragioni di questa cornice regionale sono da ricercarsi esclusivamente o in maniera maggioritaria in questo legame, diciamo così, personale di De Gasperi con il Trentino? Ecco, a me pare questa una lettura riduttiva e credo che le ragioni siano piuttosto legate a valutazioni che attengono a quello che potremmo definire l'interesse nazionale e agli equilibri politici interni. Cosa intendo dire? Beh, il primo punto: la concessione di un'autonomia speciale al solo Sudtirolo in quanto territorio prettamente tedesco appariva alla classe politica repubblicana di quella fase pericolosa per l'integrità nazionale, oltre che difficile da far accettare all'opinione pubblica e alle forze politiche moderate e conservatrici animate da questo spirito antitedesco di cui abbiamo parlato prima. Per molti questa concessione territoriale al solo Sudtirolo sarebbe stato un primo passo verso il distacco del territorio. Quindi l'idea molto forte nella classe politica nazionale è quella di, come possiamo dire, ancorare in maniera indissolubile questo Sudtirolo tedesco al Trentino italiano,
capace di tenere dunque saldo verso sud questo territorio di confine che altrimenti avrebbe potuto, come dire, subire questa attrazione inevitabile dell'Austria a nord. Se ci pensiamo, delle considerazioni molto simili erano state fatte dall'Austria-Ungheria di fronte alle richieste ripetute di autonomia separata per il Trentino avanzate a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino poi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. No, la grossa richiesta, le forze politiche maggioritarie, cattolici in primo luogo, non chiedevano, non si aspettavano il cambio del confine, il passaggio all'Italia, ma richiedevano una sorta di subautonomia all'interno del Tirolo dedicata al solo territorio del Trentino. Ecco, anche allora l'impero austro-ungarico aveva ritenuto che dar vita ad una unità amministrativa autonoma di un territorio italiano ai confini dell'Italia avrebbe aumentato invece che ridotto le spinte secessioniste e avrebbe messo a rischio l'appartenenza territoriale. Ecco, possiamo dire che un'analisi molto simile è quella che viene condotta in Italia. Un altro elemento, come dicevo prima, è questo tema dell'atteggiamento antitedesco. È un tema che ovviamente non aiuta la minoranza sudtirolese e rende sostanzialmente impraticabile qualsiasi ipotesi di un'autonomia riservata esclusivamente al territorio tedesco. Un altro elemento importante è un altro vincolo, diciamo così, sta nella cultura giuridica e politica della classe dirigente italiana, e cioè i partiti e la classe dirigente non è certo orientata in maggioranza verso soluzioni di tipo autonomista, tantomeno, come detto, se da concedersi a un territorio di lingua tedesca. Le voci centraliste erano fortissime nelle istituzioni, nella Costituente, nei ministeri, nella macchina dello Stato. Se noi oggi andiamo a rileggere il dibattito che ci fu all'Assemblea Costituente nel gennaio 48 proprio sullo statuto della regione Trentino Alto Adige, questa forza, questo radicamento della visione centralista emerge con grandissima chiarezza. In quell'occasione, ad esempio, De Gasperi ritiene necessario sottolineare in più passaggi come non si volesse intaccare la sovranità nazionale, perché quella era l'accusa. Smentisce quanto appariva su tutti gli organi di stampa, secondo cui si stava dando vita attraverso l'accordo e lo statuto, cito, a una serie di repubblichette che disgregherebbero la Repubblica Italiana. Quindi risponde con veemenza a chi paventava il rischio di un vero e proprio salto nel buio e che avrebbe potuto compromettere la tenuta del nuovo Stato repubblicano. Ecco, in tutta questa vicenda noi vediamo come De Gasperi non rappresenti la chiusura, diciamo, nazionale verso le richieste sudtirolesi, ma piuttosto nel panorama politico nazionale lo possiamo identificare come la parte anche culturalmente più sensibile ai temi quali il decentramento e le autonomie locali. Ecco, dietro di lui, all'interno in primo luogo del suo stesso partito, le posizioni erano orientate in maggioranza su, appunto, posizioni di netto centralismo, che al limite erano disposte ad accettare un'autonomia per l'intera regione, se proprio necessario per conservare l'integrità nazionale, il confine del Brennero, ma non certo erano disposte a regalare, diciamo così, una condizione che viene vista come una condizione di privilegio a un nucleo di lingua tedesca che viene visto come potenzialmente irredentista. Ecco, quindi questa cornice regionale era probabilmente l'unica cornice all'interno della quale il tema autonomista poteva essere, diciamo così, approvato a livello di politica nazionale. E poi, ultimo e non meno importante punto, c'erano i trentini, diciamo così, e cioè c'era una popolazione anche desiderosa di vedersi riconosciute forme speciali di autogoverno. Cioè quei trentini che già al momento dell'annessione all'Italia, dopo il 18, avevano manifestato la loro delusione per le modalità con cui si era condotto il processo di integrazione delle cosiddette nuove province nel contesto politico-amministrativo italiano. Noi sappiamo come dopo il 18
sono proprio i popolari e in primo luogo proprio De Gasperi che chiedono con forza che venga assegnato maggiore spazio a organismi in grado di rilanciare forme di autogoverno a livello provinciale, recuperando soprattutto per i comuni, a vantaggio delle amministrazioni comunali, il più possibile la tradizione asburgica di decentramento. E noi sappiamo come agli occhi delle autorità nazionali quell'insistente richiesta di mantenimento degli istituti autonomi a livello comunale e provinciale avesse fatto apparire molto simili le posizioni dei trentini a quelle dei sudtirolesi, contribuendo così ad aumentare i dubbi sulla loro affidabilità nazionale. Ecco, ora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, queste richieste ritornano sul tavolo, conducono al successo elettorale di una forza come l'ASAR, che tra il resto è capace di pescare a piene mani nel bacino elettorale della democrazia cristiana. Dunque De Gasperi deve tenere conto di queste aspirazioni dei trentini, ma non tanto in quanto trentino, ma piuttosto in quanto presidente del Consiglio che vede, e leader della Democrazia Cristiana, che vede con preoccupazione quanto vi sta avvenendo e perché considera anche ovviamente legittime le aspirazioni autonomistiche di quella terra, aspirazioni di cui egli stesso era stato portatore dopo il 1918. Quindi, per riassumere, per concludere, nessuna furbizia, diciamo così, piuttosto la coerenza e la consapevolezza di ciò che avviene a Trento lo portano a disegnare, e di ciò che avviene a Roma lo portano a disegnare il quadro regionale dell'autonomia. Dunque, per concludere veramente, se noi consideriamo la generale situazione nel secondo dopoguerra, il clima predominante, la considerazione pressoché nulla nei confronti del tema del trattamento delle minoranze, ecco, noi possiamo dire che l'accordo De Gasperi-Gruber rappresenta davvero un unicum a livello internazionale. Noi sappiamo come questo territorio, la minoranza sudtirolese, la popolazione del Trentino, sia l'unico territorio sostanzialmente che ottiene una promessa di ampia autonomia garantita in sede internazionale. Parliamo dunque di un accordo assolutamente controcorrente che, oltre a prevedere garanzie per una minoranza linguistica, delinea poi forme di collaborazione e di scambio tra due paesi confinanti. C'è un passaggio importante all'interno di questo accordo che viene spesso, come dire, dimenticato e che rappresenta un'anticipazione importante ed interessante e moderna di temi tipici dell'integrazione europea che si imporranno per il resto dell'Europa molto più tardi. E dunque, a leggerlo come è necessario, inquadrandolo in quel preciso momento e non con la mente, diciamo così, a quello che è avvenuto dopo e anche con la mente alle nostre nuove, diciamo così, sensibilità per i temi delle autonomie, dei rispetti dei territori, dei rispetti delle minoranze, beh, a leggerlo in questo modo è difficile non riconoscerne i pregi. Anche la semplicità del testo, un testo molto scarno, molto pulito, la sua genericità, anche se vogliamo, e quindi di conseguenza anche la sua flessibilità, hanno offerto in maniera intelligente la possibilità poi di farvi riferimento in fasi successive, in fasi molto differenti, in contesti differenti, per trovare delle soluzioni originali a problemi nuovi e problemi diversi. Insomma, senza retoriche da una parte, ma anche senza, diciamo così, postume santificazioni o maledizioni degli attori di questo, dei firmatari di questo accordo, e quindi anche senza nasconderne i limiti e poi le difficoltà di applicazione, possiamo dire che l'accordo di Parigi ha rappresentato un oggettivo passo in avanti nella questione dei territori e nella questione della gestione dei territori annessi dopo la Prima Guerra Mondiale, che viene affrontata per la prima volta in una logica di collaborazione con i territori e con le popolazioni che vi abitano e con lo Stato austriaco, e non più in una logica di pura sopraffazione, di centralismo e di unilateralità. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al professore Andrea Di Michele, Libera Università di Bolzano. Un gioiello allora, un unicum, come l'ha definito l'accordo De Gasperi-Gruber, che va compreso, studiato, va difeso. C'è stato anche studiato dall'esterno, forse qualcuno ha cercato anche di estenderne la possibilità di applicazione su altri contesti. E a proposito di Bolzano, noi abbiamo qui gradito ospite il presidente Arno Compacer, che saluto e vorrei invitare a portare un suo indirizzo di saluto. Ben arrivato presidente, buonasera anche a lei. Stimate autorità civili, militari e religiose, caro collega, sono arrivato in ritardo perché ho dovuto ancora assistere, diciamo, alla parte finale della manifestazione dell'evento che avevamo organizzato a Bolzano, dove il presidente Fugatti ci ha onorato della sua presenza, segnali importanti, assieme al collega Quinto Plata del Tirolo. Beh, adesso sono qui per un breve saluto. Io non aggiungerò niente a quanto ha detto il professor Andrea Di Michele, però credo che sia stato giusto, che sia giusto che i ricercatori, gli storici, da un lato tolgono un attimino dall'altare di quello che è spesso stato, diciamo, quell'accordo, anche visto come opera soltanto di due personaggi, di due politici. No, era frutto anche del contesto, questo ci è stato adesso raccontato in modo molto esplicito, la nascente guerra fredda, anche tutto questo è confluito e ovviamente il risultato è stato questo. Ciò non toglie niente al valore dell'accordo stesso, perché io mi ricordo personalmente, diciamo, un ricordo che ho quando Louis Turnbull, il mio predecessore, mi diede la possibilità di accompagnarlo in un incontro con l'allora presidente Giorgio Napolitano, presentandomi lì come il suo probabile successore. Mi presenta lì e mi si avvicina il presidente, io ero un po' entusiasmato, e mi dice: lei si ricordi sempre, lei che forse sarà il futuro presidente dell'Alto Adige sul Tirol, si ricordi che la vostra autonomia è speciale tra le speciali, anzi è specialissima. E ovviamente poi mi ha spiegato che si riferiva all'ancoraggio internazionale, che è proprio dovuto all'accordo bilaterale Italia-Austria, cioè all'accordo di Parigi De Gasperi-Gruber. Noi oggi a Bolzano abbiamo ricordato anche altre due date, ovviamente quella del 19, sono passati 100 anni dalla firma di un altro accordo, sempre nei pressi di Parigi, a Saint-Germain in questo caso, che ha definito ovviamente l'annessione della parte sud del Tirolo, non solo del Trentino, ma anche da parte, diciamo, dove la maggioranza della popolazione era di lingua tedesca, all'Italia, che ha definito il confine del Brennero, ma anche un'altra data, cioè quella del 39, dove i residenti in Alto Adige di lingua tedesca e ladina hanno dovuto decidere se andarsene o rimanere in Italia in base allo scellerato accordo tra Hitler e Mussolini per fare pulizia e piazza pulita sul fronte etnico. Uno Stato, una nazione, un Führer, un Duce. Questa era la logica e queste erano le sofferenze dei popoli di allora. Tanta sofferenza, tante vittime, anche qualche attore, anche tra i nostri. Anche questo l'abbiamo ricordato. Non sempre solo vittimismo. Ma ricordiamo anche oggi, almeno in Alto Adige sul Tirol, un'altra data, quella del 69, 50 anni, 22-23 novembre, dove è stato accettato in un congresso del mio partito, allora era il partito di rappresentanza proprio di tutto il gruppo linguistico tedesco, non c'era ancora questo pluralismo di partiti, allora questa decisione di voler accettare il cosiddetto pacchetto, le 137 misure a favore della popolazione di lingua tedesca e ladina, lì si aggiunsero poi i ladini che furono ancora dimenticati nell'accordo di Gasperi-Gruber, e Silvius Magnago riuscì a convincere i delegati a quel congresso di voler accettare l'ennesima
promessa, perché non era più che una promessa, l'ennesimo frutto di un dialogo tra politici, di accordi, di diplomazia, nonostante le esperienze che ci sono state in precedenza. C'è l'accordo di Gasperi-Gruber, che già di per sé era una delusione, era visto come una sconfitta all'inizio. L'attuazione ancora di più, l'abbiamo appena sentito, perché autonomia regionale. E poi questa promessa ancora. Ebbene, Silvio Smaniaro con la sua autorevolezza è riuscito a convincere, ciò nonostante, che il dialogo, il compromesso, alla fine è l'unica strada percorribile per superare i conflitti che erano frutti di nazionalismo e delle guerre del XX secolo. Alla fine oggi sappiamo che la scelta è stata quella giusta, che chi allora ebbe il coraggio di scegliere la collaborazione, il dialogo, il volere superare i conflitti che erano stati in precedenza, ebbe ragione, anzi ci ha regalato questa splendida autonomia che ci ha dato benessere, pace tra i gruppi linguistici, ma non solo, anche una pace sociale e uno sviluppo che non avremmo mai pensato fosse possibile in quegli anni. Oggi noi, e qui chiudo, siamo chiamati a avere lo stesso coraggio. L'Europa, non solo la nostra piccola Reggio, l'autonomia del Trentino, del Sud Tirolo, ma anche la Reggio, ma l'Europa tutta è alla fine il frutto del lavoro di persone che hanno avuto il coraggio di fare il compromesso. Oggi di nuovo è tornata la moda del o tutto o niente, il 100%, prima i nostri, America first, ma anche prima l'Italia, zuerst Österreich. Gli slogan sono identici dappertutto. E rischiamo di tornare indietro nei tempi, di non aver imparato niente dalla nostra storia. La storia è l'insegnante migliore con gli alunni peggiori. Speriamo di essere più bravi e di imparare la giusta lezione della storia, che non c'è niente di migliore che la collaborazione, il dialogo e il compromesso, e che l'unica strada sarà quella della collaborazione in Trentino, Alto Adige, Sud Tirolo, nell'Oregio, tra gli stati europei, in una Europa che ci dà tante possibilità, ci ha dato pace, benessere e futuro ormai da oltre 70 anni, e ce lo garantirà ancora se siamo capaci di sfruttare l'occasione. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie ad Arno Compace, lo salutiamo come presidente della provincia autonoma di Bolzano, ma anche come presidente della regione. Vorrei ricordare che alcuni, anzi molti dei concetti che sono stati espressi durante gli interventi sono anche racchiusi nel volume che vi è stato distribuito e a disposizione, l'ABC dell'autonomia trentina, edizione speciale per la festa dell'autonomia 2019, edito da TSM. Detto questo, siamo arrivati alla conclusione della nostra cerimonia e la parola finale va al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Buonasera, saluto Sua Eminenza Don Lauro Tisi, il presidente della regione autonoma Trentino Alto Adige Sud Tirolo e presidente della provincia di Bolzano Arno Compacer, Sua Eccellenza il commissario del governo dottor Lombardi, il presidente del consiglio regionale Roberto Pacher, tutti i consiglieri provinciali che vedo essere presenti in modo importante, i parlamentari vedo presenti in modo importante, il sindaco di Trento dottor Andreatta, tutti i sindaci presenti che sono tanti, tutte le autorità civili e militari presenti.
Questa è la mia prima giornata dell'autonomia da presidente della provincia autonoma di Trento e non nascondo una particolare emozione. Ringrazio i presidenti Casvalder e Giammoena con i quali condividiamo la promozione di questa giornata. E nella diversità istituzionale e di ruolo, la rappresentanza dei poteri istituzionali del nostro sistema autonomistico. Permettetemi di ringraziare in modo particolare il presidente Compacer per la sua presenza, che testimonia la rilevanza strategica del rapporto tra le due province, rafforzata ulteriormente dalla collaborazione regionale ed euro-regionale. Siamo reduci da un incontro importante, come ha detto il presidente Compacer, a Bolzano, dove era presente anche il governatore del Tirolo, Gunther Platter. Rapporto strategico e forme di collaborazione che sono le principali garanzie di sviluppo della nostra autonomia. Abbiamo voluto che questa giornata non fosse meramente celebrativa, ma che rispondesse ad una necessità, oserei dire una precondizione, la consapevolezza di essere autonomi, o meglio la costante esigenza di aggiornare e rinvigorire la cultura nostra della autonomia. Su questo aspetto siamo consapevoli che ci sia ancora moltissimo da fare a livello di classi dirigenti, e non mi riferisco solo alla classe politica, agli amministratori, a coloro che occupano posizioni di responsabilità nel governo e nella gestione della cosa pubblica, ma più in generale riguardo all'intera comunità trentina e alle sue articolazioni. Ogni tanto sembra che sia andato ad affievolirsi il senso di appartenenza e di responsabilità. Se lo confrontiamo con altre stagioni storiche, con le generazioni dei padri fondatori della nostra autonomia. Non deve essere questa la bandiera di una maggioranza politica, ma deve diventare obiettivo comune di coloro che hanno a cuore il futuro della nostra terra e del nostro Trentino. E sulla diffusione e il radicamento di questa cultura dell'autonomia, caro presidente Arno Compacer, credo dovremmo aprire un ragionamento e un fronte di lavoro comune, pur nelle specificità e nelle peculiarità che contraddistinguono i nostri due territori. Di grande rilevanza e impegno è una ricerca di maggiore partecipazione e responsabilizzazione delle nuove generazioni, che passa tramite il diretto coinvolgimento del mondo della scuola e della formazione. L'hai detto anche tu a Bolzano, presidente Compacer, lo ha detto il presidente Casvalder prima. In questo mi rivolgo con gratitudine ai tanti docenti che sono anche presenti qui oggi, che so di essere presenti, e i dirigenti scolastici che hanno aderito al percorso formativo promosso dai PRASE e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Contemporaneamente a questo importante momento istituzionale abbiamo infatti promosso un percorso che si articolerà nel corso dell'intero anno scolastico. Storia, autonomia, cittadinanza sono le parole chiave e i nuclei fondamentali di questo progetto formativo. Verranno dati adeguati supporti al vostro lavoro educativo, ma in particolare questo progetto ha come obiettivo l'individuazione e l'attivazione di forme originali di coinvolgimento dei vostri allievi e dei vostri studenti. Faremo tesoro del vostro lavoro e del vostro impegno e potremo così stabilire e impostare progettualità più ambiziose, sapendo riconoscere e valorizzare buone pratiche, professionalità, competenze e capacità di innovazione. Stamattina abbiamo incontrato insieme all'assessore Bisesti gli attori di questo progetto, li abbiamo incontrati proprio il 5 di settembre nella giornata dell'autonomia, perché volevamo dare un segnale forte su questo progetto che deve portare nella coscienza dei giovani la nostra storia e la consapevolezza di essere autonomi all'interno di questo Trentino. Abbiamo voluto così dare attuazione al dettato della legge che ha istituito la giornata dell'autonomia, che fa esplicito riferimento alla promozione di iniziative, studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell'autonomia trentina, in particolare tra le giovani generazioni. Giustamente si è scelto appunto il 5 settembre, ricordando la data storica in cui a Parigi De Gasperi e Gruber firmarono l'accordo De Gasperi-Gruber. Abbiamo sentito prima dall'intervento di chi ci ha preceduto, del dottor Di Michele, che
che ha collocato quell'accordo in un contesto più ampio e problematico, quello della storia europea dell'immediato secondo dopoguerra. Abbiamo bisogno di rileggere quella pagina di storia così fondamentale, la dobbiamo rileggere anche come trentini, di leggerla anche per respingere una volta per tutte, come ha detto il dottor Di Michele, un'ormai logora e offensiva rappresentazione di quel momento che fu un momento di alta politica. Troppe volte abbiamo dovuto sentire ripetere la storia di un Alcide De Gasperi, appunto, che più da trentino che da statista impose al debole Gruber una soluzione che incastrasse l'Alto Adige e Südtirol e permettesse ai trentini di appropriarsi di un'autonomia non loro. È del tutto evidente, al di là della fondamentale funzione di quell'accordo nell'aver posto le basi giuridiche per lo sviluppo del Trentino, dell'autonomia del Trentino e del Sudtirolo, che quella soluzione ha segnato un punto di netta discontinuità rispetto a come era stato impostato dopo il primo conflitto mondiale il problema della minoranza sudtirolese da parte dello Stato italiano. Sappiamo, lo abbiamo ribadito a Bolzano questo pomeriggio, quanto sia stato fondamentale trovare una soluzione che garantisse la convivenza pacifica e la tutela dei diritti della minoranza sudtirolese, alla quale aggiungerei quelli delle altre minoranze che arricchiscono e rendono ancora più speciale la nostra regione e la nostra provincia. Ma vorrei andare oltre e cogliere l'occasione di questa giornata dell'autonomia per rivendicare la rilevanza, la dignità o anche semplicemente l'esistenza di un'altra questione oltre alla Sudtirol Frage, la questione sudtirolese, e parlo proprio della questione trentina. Non vi è dubbio che la prima, a partire proprio da quel 5 settembre del 1946, sia sicuramente più rilevante e storicamente importante, anche dal punto di vista internazionale, non vi è dubbio, ma è altrettanto vero che la questione trentina preesiste a quella data spartiacque dell'accordo De Gasperi-Gruber e ha continuato ad essere posta, specie nei momenti in cui cambiavano gli assetti istituzionali della nostra autonomia, nei tornanti fondamentali della sua vicenda storica, politica e istituzionale. Mi riferisco in particolare al momento in cui, agli inizi degli anni Sessanta, l'inadeguatezza del primo statuto e del governo trentino della regione avevano determinato una crisi irreversibile della stessa, e quando la irriducibile richiesta della Südtiroler Volkspartei di una regione autonoma del Sudtirolo aveva posto l'autonomia del Trentino su di un terreno di grave incertezza e fragilità. Fu solo più tardi, tra il 66 e il 67, che venne riconosciuto il principio della pariteticità fra Trento e Bolzano, grazie alla lungimiranza di una classe politica regionale e nazionale e al ruolo fondamentale che fu di Aldo Moro. E fu questa la soluzione che diede vita al secondo statuto. Mi riferisco anche, ed esco in questo passaggio dalla riflessione storica e culturale, per approdare all'attualità, all'interiorizzazione di un elemento di debolezza e di scarsa rivendicazione proprio della vocazione autonomistica del Trentino, che è una vocazione che si è sviluppata invece nei secoli grazie all'esercizio dell'autogoverno, poi maturato nella richiesta di autonomia a partire dall'Ottocento. La questione trentina che sorge con la rivendicazione dell'autonomia all'interno dell'impero e nei confronti del Tirolo ha quindi un precedente importante costituito da secoli di storia e a ben guardare quasi sempre a parti invertite e in fasi differenti appare come speculare a quella sudtirolese determinatasi con l'annessione al Regno d'Italia. Sono questioni intimamente legate pur nella diversità di genesi, sviluppo e situazione oggettiva. De Gasperi difendeva l'autonomia trentina nell'impero austro-ungarico e difendeva l'autonomia trentina poi quando ci fu il passaggio all'Italia. Sono due posizioni in momenti della storia diversi, trentina e sudtirolese. Quindi la questione trentina esiste ancora, anche nel nuovo millennio, e rimane l'anima della nostra autonomia, la sua ragione di fondo e anche il suo principio di legittimazione. È una questione che ha bisogno di essere attualizzata e declinata in modo rinnovato, per questo abbiamo parlato anche del tema scolastico dell'autonomia. Nella sua peculiarità e nel suo parallelismo
con quella sud tirolese per consolidare la collaborazione tra le due province nella cornice della regione e nelle nuove sfide che attengono alla dimensione euroregionale e alla cooperazione transfrontaliera. A proposito di quest'ultima, posso testimoniare l'importante sintonia trovata con il presidente di turno del GECT Arno Compace e con il collega capitano del Tirolo Gunther Platter, che abbiamo invitato in Trentino in occasione del prossimo 17 di ottobre, la giornata dedicata al ricordo delle vittime e dei caduti trentini della Prima Guerra Mondiale. Nella sua narrazione storica, culturale e politica, quando si tratta di spiegare che la nostra autonomia non è un privilegio, ma semmai una risorsa, un modello, un punto di riferimento per le altre regioni e per altri territori oggi impegnati, mi riferisco ai territori vicini, come faceva prima anche il presidente Giammoena, in un percorso di regionalismo differenziato, irto di difficoltà ed insidie. Vi è bisogno di una forte e qualificata iniziativa politica su questo tema. La prima occasione sarà il 12 settembre prossimo, quando a Cagliari, su invito del collega presidente della regione Sardegna, si riuniranno le autonomie speciali di tutto il paese, di tutto il nostro paese. Ma la questione trentina, la sua consapevole riproposizione e il suo rilancio servono al Trentino, a quelle che abbiamo chiamato le sue vocazioni fondamentali nel piano di sviluppo provinciale che abbiamo approvato nelle scorse settimane, e cioè la vocazione territoriale per l'importanza che attribuiamo alla collocazione che il Trentino ha come terra di mezzo e come territorio di montagna, la vocazione generativa perché dobbiamo creare valore mantenendo una capacità laboratoriale ed innovativa e investendo sui giovani, la vocazione compositiva, l'ultima vocazione, perché abbiamo bisogno di una maggiore coesione e di una sensibile riduzione delle distanze e degli squilibri che sono anche interni al Trentino e che oppongono spesso centro e periferie. Questo è lo spazio di manovra della nostra autonomia, alimentata dalla centrale questione trentina. Queste credo siano le sfide che abbiamo davanti per il Trentino del futuro. Grazie e buonasera. Era l'intervento conclusivo di questa cerimonia, la giornata dell'autonomia. Io penso che siamo però tutti consapevoli che non chiudiamo qui la giornata dell'autonomia, domani ci sarà un'altra giornata dell'autonomia e poi ancora un'altra giornata, un'autonomia che continua il suo percorso e che orgogliosamente vuole continuarlo assieme a tante realtà, come ci è stato ricordato in questi interventi. Io vi ringrazio per la partecipazione attenta e qualificata e vi auguro buona serata.